è una partita con delle insidie molto alte, quindi da affrontarlo con una grande attenzione. E soprattutto dobbiamo essere molto molto bravi a rimanere concentrati sulle cose da fare in campo e di farle con la massima determinazione e la massima umiltà. Diciamo che queste sono le cose, diciamo, più importanti per questa partita: non cadere magari in provocazioni oppure in problemi al di fuori di quelli tattici e di campo. Quindi abbiamo lavorato molto sotto questo aspetto qua, perché dobbiamo andare lì e cercare di fare uno step ulteriore di crescita, soprattutto nell'affrontare le partite fuori casa, dimostrando di avere quella capacità di affrontare le partite fuori casa con il piglio giusto, con la personalità giusta, con l'aggressività giusta, e quindi questa è una partita che ci può dare delle risposte sotto questo aspetto. Ma l'abbiamo messo in preventivo questo aspetto qua. Dobbiamo dimostrare anche lì la capacità di non sopperire al pressing avversario, ma di avere soluzioni di gioco che ci permettono di venire fuori velocemente da quella pressione. Questa settimana l'abbiamo fatto proprio di proposito questo lavoro, proprio perché mi aspettavo un discorso del genere. E niente, nella preparazione delle partite si cerca di curare tutti i minimi particolari e quindi conosco sicuramente anche Capuano, quindi di conseguenza abbiamo lavorato in funzione di questo. Salve mister, Capuano ha messo a carte scoperte che lascerà, l'ha definito il tiki-taka del Bari per poi agire con le ripartenze. Intanto le chiedo se questa è la lettura della partita e insomma se può trasformarsi in qualche modo in una trappola per il Bari e come evitarla. Ma io ho parlato di insidie prima, in funzione di questo sicuramente troveremo una partita con degli aspetti totalmente diversi dalle altre. È chiaro che loro cercheranno di e bloccarci le fonti di gioco, sono sicuro che questo avverrà e ecco perché noi abbiamo optato per altre soluzioni, per altre situazioni, per cercare proprio di avere facilità di ricerca della profondità, perché noi non è che facciamo il tiki-taka, noi giochiamo con delle idee ben precise, con dei punti di riferimento ben precisi, quindi in linea di massima voglio la ricerca veloce dei nostri punti di riferimento. La gara di domani apre un trittico impegnativo per i prossimi 8 giorni. Mister, le chiedo se ci sarà un turnover e se ci saranno possibili cambi, soprattutto sulla mediana, anche in virtù dell'assenza di Amrilli. Ma guarda, è iniziato già dalla settimana scorsa una serie di partite, diciamo, ad alto rischio per noi, perché sono tutte squadre attrezzatissime e da affrontare con un piglio giusto. Adesso ne abbiamo 3 in una settimana. E chiaramente un pochettino si deve curare anche questo aspetto qua. Adesso vediamo, perché comunque in settimana abbiamo avuto anche qualche problemino. Spero che adesso nell'allenamento che faremo adesso rientreranno un pochettino tutti. Però se abbiamo, diciamo, tutta la rosa a disposizione, insomma, ne dobbiamo uscire per forza bene da questo trittico di partite. Ma no, stiamo lavorando tantissimo sugli attaccanti, anzi dal primo giorno, perché ritengo che per arrivare bene alla fine chi è che fa la differenza sono sempre gli attaccanti, quindi stiamo procedendo con un pensiero di gioco, diciamo, molto accurato per loro, e loro si sono messi a disposizione nel modo giusto, tanto è vero che adesso a sprazzi, ma si riesce a vedere delle combinazioni che magari vogliamo.
e loro devono pensare solo e esclusivamente a lavorare, a star tranquilli, perché poi hanno tutte le capacità, insomma, per ottenere quello che vogliamo. Salve mister, ha detto che conosce Capuano, dei precedenti avete mai giocato contro, no? Sì. Ma no, prima di tutto c'è il rispetto, perché bene o male io ho un rispetto di tutti i miei colleghi, perché bene o male ognuno ha il suo modo di pensare, il suo modo di essere, quindi c'è massimo rispetto. E lui è sicuramente un allenatore, come lo posso definire, particolare, perché comunque si fa notare, però poi in campo ha sempre avuto una squadra con degli atteggiamenti precisi, con un lavoro che bene o male conosco, insomma, che lui cercherà, che ha cercato sicuramente in questa settimana di mettere in pratica. Poi la domanda anticipata al collega uscito, cioè sulla Pigliana, manca un minimo, e chiedo quali sono le soluzioni possibili per sostituirlo, o sia già un'idea ben precisa di cosa fare. Allora, lì abbiamo avuto Scavone in questa settimana, che si è allenato anche, diciamo, differenziato dalla squadra, però ripeto, spero che oggi riesco a trovarlo insieme con gli altri. E noi abbiamo Awa, che bene o male può ricoprire quel ruolo lì, e abbiamo provato anche Terrani, che ha tutte le qualità tecniche, fisiche per imporsi in questo campionato qua. Non l'ho ancora utilizzato, però questa settimana l'ho provato con insistenza, il ragazzo ha risposto molto positivo, quindi in linea di massima ci può essere quella situazione lì. E poi ci abbiamo anche, diciamo, questa è una squadra che, lo dicevo la settimana scorsa, che ha due play di alta qualità, in linea di massima possiamo anche sfruttare questa situazione. Mister, prima parlava di Terrani, cioè, può essere quindi, visto che al momento l'assetto vi sta dando risposte, sicurezze, un'evoluzione in una mezzala di qualità, visto che insomma potrebbe essere inquadrato così rispetto a quello che diceva pochi secondi fa? Sì, ma anche di attenzione tattica e anche, diciamo, assolutamente di non modificare quello che di buono si è fatto in queste partite. Ci sono giocatori con caratteristiche diverse che possono dare qualche cosa di diverso, che però nello stesso tempo non dobbiamo perdere l'equilibrio e la razionalità che ha acquisito questa squadra. Prima parlava di attaccanti, diciamo che Simeri e Antenucci incarnano bene la ricerca della profondità, lo scambio veloce, e più vanno avanti più stanno anche affinando l'intesa l'uno con l'altro. In questo contesto come può inserirsi Ferrari e quali opzioni in più può darvi? Allora, Ferrari è un giocatore molto molto utile a questa squadra, tanto è vero che l'abbiamo utilizzato anche domenica, perché nel momento in cui la partita diventa un po' sporca, diventa, diciamo, con caratteristiche diverse dal voler ricercare magari fraseggio e le giocate in velocità, lui potrebbe essere quell'attaccante che magari potrebbe darci profondità e darci forza nel gioco aereo. È un ragazzo di grande volontà, di grande applicazione. L'ho trovato un pochettino fisicamente in difficoltà, però in questo momento si sta un po' sveltendo e speriamo di poterlo utilizzare e sfruttare le sue potenzialità. Mister, può essere un po' fuori uomo, no? Dopo quattro partite che ha fatto, già dire che siamo in un momento svolta, però questo è un momento importantissimo, no? Della stagione, sì. Queste tre partite in otto giorni che il Bari affronta sullo slancio di conquistati, che non è poco, perché credo che abbia alimentato le certezze, la squadra sicuramente avrà più fiducia. Ma la partita di domani lei ritiene che sia in effetti la più importante delle tre, per un motivo semplice, perché in contemporanea ci sono due scontri diretti in alta classifica. Sfruttare bene la partita di domani darebbe uno slancio, ci vuole molto a capirlo, enorme.
che comunque guadagni su quelle quattro, addirittura potresti guadagnare su tutte e quattro se finisce, se dovesse finire in parità sia il primo che l'altro confronto diretto. Cioè, ecco perché io credo il turnover potrebbe funzionare, ma forse più nelle altre due partite che in quella di domani, perché questa di domani non la puoi proprio sbagliare. Ma è una mia visione, volevo sentire il parere del ministro. No, ma è... chiaramente è giusto. È giusta, ma il discorso che io guardo un pochettino più a lungo termine, perché comunque io ci tengo ad arrivare bene alla fine del girone d'andata. È chiaro che ogni partita può darci quello slancio, chiaramente questa è una di quelle, ma è una partita, come ho detto prima, che ha delle insidie molto alte. Sono un trittico, compreso la Ternana, insomma, che era veramente un po' proibitivo, insomma, da affrontare, però un pezzo alla volta, una partita alla volta. Sono d'accordo sul fatto di mettere la miglior formazione ad Avellino, perché meno male intanto è la prima partita di queste tre di una settimana, e quindi chiaramente bisogna far risultato, e poi è chiaro che il risultato ti dà anche forza per affrontare le altre. Quindi di conseguenza stiamo preparando al meglio questa partita, e poi per il resto poi vedremo dopo, insomma. Però non farei un calcolo in questo momento qua di alta classifica, di scontri diretti, perché questi sono discorsi che dovremmo fare sì, girone di ritorno, perché l'importante è che noi arriviamo a fine girone d'andata, insomma, che ci troviamo in questa classifica. Mister, le chiedo, 4 degli 8 gol che sono stati realizzati sotto la sua gestione sono merito dei difensori, poi sappiamo anche come di Valerio Vicenza, oltre alla difesa imbattuta da 3 partite, quanti meriti si attribuisce, quanto è contento di questo dato e della difesa che sta facendo benissimo, e poi il punto sulla condizione di Follo Lucio e di Schiavone, altre soluzioni per Vicenza. Ma sai, lì diciamo stiamo lavorando molto sui calci piazzati. No, perché io ritengo che ci possa dare quello slancio che ci sta dando adesso. Chiaro che ci abbiamo poi dei saltatori molto molto bravi, perché sia Sabbione sia Di Cesare, ma lo stesso Perrotta, ma anche Berra, insomma, sono dei ragazzi che sono molto bravi nell'attaccare la traiettoria della palla, e soprattutto sono molto dirigenti nel rispettare certe mansioni sui calci piazzati. Quindi è un'arma che dobbiamo continuare ad amplificare e dobbiamo chiaramente migliorare ancora. Il reparto difensivo siamo molto contenti, perché in linea di massima, da quando ci sto io, ha concesso pochissimo, al di là dei gol presi, veramente ha concesso pochissime occasioni alla squadra avversaria. Quindi chiaramente sono molto bravi, ma bisogna fare un plauso però a tutta la squadra, perché sotto quell'aspetto lì la linea difensiva è importante, ma è importante che poi gli arrivano tutti i palloni poco giocabili dagli attaccanti avversari. Su Follo Lucio, e questi, diciamo, Follo Lucio, anche lui sta settimana ha avuto un piccolo acciacco, però ieri è rientrato con la squadra, ha enorme potenzialità. Ha enorme potenzialità, perché è un ragazzo che ha tanta forza, tanta prestanza fisica, e speriamo di coordinarlo e di farlo crescere sotto alcune lacune che ha, però è un bel giocatore. Schiavone mi dicevi? Schiavone sta facendo bene. È chiaro che io in quel ruolo lì, come ho detto prima, mi ritrovo due play di spessore. È chiaro che sta giocando Bianco, ma lui sta giocando sempre, perché quando entra poi mi dà qualità, perché lui è uno che riesce a giocare molto, molto bene nel corto, riesce a verticalizzare molto la palla, e quindi dobbiamo sfruttarlo entrambi. Quindi si può utilizzare una scelta del genere.
Ma loro hanno caratteristiche ben precise, ma gli mancano un po' di corsa lunga a entrambi, perché magari Schiavone può fare la mezzala oppure Bianco può fare la mezzala, però a corto raggio. È chiaro che 3-5-2 presuppone gli inserimenti anche delle mezze ali a chiudere in porta e dei raddoppi magari sulle fasce, quindi in queste corse lunghe entrambi vanno un po' in difficoltà, però è da sfruttare anche, beh, magari in alcune partite, in alcuni frangenti magari possono giocare tranquillamente insieme, magari tenendo bloccato più una mezzala rispetto all'altra. Insomma, sono cose che anche in questa settimana ci abbiamo lavorato, proprio perché in questa settimana abbiamo poche alternative in quel reparto lì, perché anche poi a partita in corsa è molto importante avere diverse soluzioni da poter mettere in campo. E l'altra cosa che volevo sapere è se Costa, che ha avuto una fatica qualche settimana. Sì, lui ha fatto i primi due giorni di allenamento differenziati e ieri si è reinserito con la squadra, ma penso che stia tutto a posto.